Dottor Mario Chiuto, Presidente Fondazione Patrimonio Comune ANCI, e con l'ANCI abbiamo fatto come MIBACT un incontro molto molto partecipato, interessantissimo, proprio su Cammini e Borghi, durante l'assemblea nazionale dell'ANCI, e quindi con l'ANCI c'è una collaborazione molto stretta anche nel comitato interistituzionale che ha portato praticamente nell'anno di Cammini a mettere in piedi anche l'Atlante dei Cammini. C'è stato un grosso lavoro anche da parte dell'ANCI. Prego la parola a Mario Chiuto. Sempre brevissimi, mi raccomando, 5 minuti perché poi dobbiamo far chiudere anche all'onorevole, al sottosegretario Bonaccorsi. Grazie. Sì, grazie, grazie Vicentini. Io ringrazio ovviamente Stefano Mandella, ringrazio il direttore Agostini e mi fa piacere anche come ANCI, come comuni italiani, partecipare a questo progetto anche per la connotazione dell'Agenzia del Demanio, che quindi di solito nell'immaginario è un ente che si occupa di patrimonio immobiliare, in sostanza di finanza, ma diventa anche in questo caso un ente che promuove cultura, turismo di qualità, sostenibilità e in una parola, come diceva poco fa Realacci, la bellezza del nostro paese, che è l'elemento fondativo, insomma, per cui l'Italia ha, anche da un punto di vista turistico, oltre che ovviamente culturale, ha una grande appeal in tutto il mondo, che ancora mantiene così quello stile di vita, diciamo, che porta dietro tutta la storia, l'identità, la cultura. Quando noi richiamiamo il termine valore, valorizzazione, forse, ecco, ci viene alla mente l'aspetto prevalentemente economico, ma dietro questa valorizzazione che noi come ANCI anche perseguiamo, io sono presidente della Fondazione Patrimonio Comune che si occupa appunto di valorizzare i beni comunali, ma partiamo appunto dalle esperienze che appunto connotano questo progetto, che sono quelle della sostenibilità, della cultura e anche della bellezza. Ecco. In questo caso io inserirei un altro aspetto, che è quello della salute e del benessere. Noi come città, sentivo prima alcuni interventi delle piane anche di Agostini, ci impegniamo molto nella rigenerazione urbana e quindi anche, ecco, immaginiamo questi cammini di rigenerazione urbana che riguardano non soltanto i centri urbani più estesi, ma anche i piccoli centri, i borghi, laddove appunto si valorizzano i cammini, si valorizzano anche queste esperienze turistiche che poi, vuol dire, in qualche modo richiamano anche la promozione del territorio, il marketing anche che viene in qualche modo portato avanti. È chiaro che le città, i borghi anche diventano più competitivi, quindi vuol dire in qualche misura aumenta la qualità della vita anche per le persone che vivono all'interno di questi piccoli centri, che possono poi avere maggiori opportunità anche di lavoro, di occupazione, ecco perché come comuni e anche come Fondazione Patrimonio abbiamo aderito e siamo contenti, anche molto contenti di aver sottoscritto come Fondazione Patrimonio un accordo con l'Agenzia del Demanio, proprio in previsione della legge che ha individuato la Fondazione di ANCI come ente che può supportare gli enti locali per la valorizzazione di questo patrimonio immobiliare, soprattutto nell'attuale emergenza sanitaria, e siamo molto contenti di far parte, diciamo, di questo Sì, questo se posso, carissimo Mario, ci teniamo tanto a questo protocollo che hai sottoscritto proprio tu con il consigliere Agostini la scorsa settimana, se non sbaglio, perché uno degli ambiti di collaborazione è proprio quello di Valore Paese Italia. Quindi in questo senso ci aspettiamo che Fondazione Patrimonio Comune possa promuovere, prendendo anche i format i nostri bandi, tutti quelle che sono le formazioni, ma anche coinvolgere il patrimonio dei comuni in questo percorso. Questo è l'obiettivo. Grazie mille. Sì, grazie Stefano. È proprio questo, cioè individuare anche gruppi di enti locali, di comuni, che per le loro peculiarità, insomma, anche possano contribuire a potenziare il patrimonio turistico italiano. Lo diceva prima il ministro Bene, che serve per tanti aspetti, non solo per distribuire la ricchezza sul territorio e depotenziare anche, decongestionare il turismo in alcune città d'arte, quindi diffonderlo, ma anche in qualche modo. Quindi dare un'offerta integrativa, no, rispetto a quella che è l'offerta turistica italiana, ma è secondo me anche importante oggi, alla luce di questa fase di riattivazione post-pandemica, pensare a questo turismo che evita anche gli ammassamenti turistici. Questo
anche in prospettiva, perché l'aspetto sanitario va comunque messo in considerazione. Ovviamente col vaccino, la progressiva immunizzazione, non si sa ancora quali saranno i tempi anche per un turismo, ecco, che appunto in qualche modo prevede questi ammassamenti. E poi oltretutto, lo ripeto, il tema della salute, che è un tema importante, ho visto che molti interventi hanno, è inutile ripetermi, ma su questo tema, diciamo, che è un tema sentito dai comuni italiani, cioè le città che oggi si trasformano e diventano città della salute e del benessere, ma questo riguarda anche i piccoli borghi, anche un'idea di questo tipo di turismo. La prevenzione primaria si fa nelle città, si fa camminando, facendo attività fisica all'aperto, e quindi questo tema, questo turismo non è solo un turismo di qualità, non è solo un turismo sostenibile, non è solo un turismo di cultura che in qualche modo è utile per scoprire le bellezze italiane e per valorizzarle ancora di più, ma è anche un turismo della salute e del benessere, che oggi, voglio dire, è un tema di fondamentale importanza, perché le persone vivono molto più a lungo, ma voglio dire, è bene che la prevenzione si faccia, si può fare solo in questo modo, nelle città, anche attivando, insomma, Io le iniziative. la ringrazio.